Buongiorno a tutti da Giovanni, benvenuto sul mio canale Dall'Otto Idea. Oggi siamo il 2 di ottobre del 2022, c'è una magnifica giornata qui in Sicilia e niente, sto facendo questo video perché per aggiornare un pochettino il mio canale, perché è da molto tempo che sono assente, anche perché che ho diversi video in fase di montaggio, alcuni maggotti che ho fatto, perciò al più presto spero di caricare qualche altro video. E un saluto particolare lo voglio dare alla signora Mirella dell'Umbria e la signora Mary del Piemonte, questi che mi seguono con tanto affetto, grazie. Allora, dietro le mie spalle c'è la nonna Paola che sta raccogliendo un pochettino di fragole, e state vedendo, mi si è approfittata, è la mia vicina di casa, la nonna Paola, che abbiamo fatto diversi video sulla cucina, tipo cavolfiore affogato, beccafico, insomma diversi video abbiamo fatto sulla cucina. E spero che quando all'anno che viene, spero di fare qualche altro video, che la nonna Paola, no, nonna Paola, può avvicinare? La nonna Paola c'ha 91 anni, signori, 91 anni. Questa è la nonna Buongiorno Paola, deve dire qualcosa. a tutti, buongiorno. Siamo un pochino stanco, ho raccolto un pochino di fragole. Ancora Siamo, c'è. la nonna Paola se ne sta approfittando per prendere un pochettino di Sta fragole. approfittando della bella giornata per raccogliere le Sì. Spero che la nonna Paola ha 91 anni, speriamo che Speriamo che all'anno che all'anno viene prossimo li raccoglieremo un'altra volta, se speriamo sono di in vita. sì, Se se no. sono in visita, speriamo di fare qualche altro video sulla cucina. Sì, l'abbiamo fatto qualcuno, abbiamo Sì, fatti già qualcuno, l'ho con la detto. speranza che ne possiamo fare ancora, però punto interrogativo, non lo sappiamo. Va bene, ora raccogliamo, vi faccio vedere una, diciamo, una panoramica del mio orto. Nel frattempo, gli ultimi pomodori che sono rimasti, qualche melanzana. Va bene, ora la signora Paola continua a prendere le fragole. Fragole. Buona giornata e buona domenica. Ok, va bene, ora vi faccio vedere un pochettino l'orto. Iniziamo di qua, nel frattempo c'è la nonna Paola che sta prendendo le fragole. Vabbè, questo è tutto il fragoleto che io ho piantato, sempre qualsiasi cosa che state vedendo qua potete trovare se mi video sul mio canale. Ripeto, oggi siamo il 2 di ottobre del 2022, c'è una magnifica giornata e nel frattempo approfitto anche per fare una panoramica del mio orto. Va bene, allora questo è il frutteto, qua c'è un pomodoro, l'ho tolto, qua c'è ancora qualche altro pomodoro che stiamo raccogliendo, state vedendo, questi li abbiamo raccolti già, qua c'è ancora un'altra pianta, state vedendo qua che ancora ci sono bellissimi pomodori, guardate che bello il sumo pomodoro, state vedendo, pomodori. Tutto biologico, senza pesticidi e senza niente, cresciute così per terra sopra la paglia. Va bene, ancora ci sono altri pomodori, mi avvicino, che sono verdi, ancora ce n'è qua, state vedendo, qua ci sono altri pomodori che sono verdi, state vedendo, se il tempo ancora lo permette questi maturano. Va bene, là ci sono altre fragole, a te i pomodori e niente, ora passiamo, c'è la nonna Paola che sta raccogliendo le fragole, ora passiamo di qua, vi faccio vedere questo bellissimo pianta di melograno, guardate che sono belle questi melograni, guardate che sono ancora, questa è la varietà dente di cavallo, sempre. Se volete trovare il video sul mio canale, ho fatto l'anno scorso quando ho fatto la raccolta dei melograni. Guardate, già sono quasi maturi. Alcuni già l'ho presi perché si sono crepati un po' e li ho presi. Qua c'è una maggotta che ho fatto di melograno. Sto aspettando che quei frutti poi le raccolgo e poi faccio il distacco sempre. State vedendo che devo aspettare. Per mancanza di video devo aspettare i risultati delle maggotte. State vedendo là. Là c'è la maggotta, la pianta, il vaso.
Guardate che bellissima. Per questo motivo, quando io sono assente, è perché devo aspettare i risultati che faccio. A breve spero di fare altri, di caricare altri video. Va bene, detto questo, ora vi faccio vedere. Mi metto di qua, vi faccio vedere. Vi faccio vedere le melanzane, gli ultimi melanzani che sono qui. Già la prima raccolta li ho fatte, ovviamente quelle basse. Tenendo là c'è le melanzane. Qua ci sono altre due melanzane. Là. Tenendo, che bella melanzana. Sempre tutto costallatico. Con queste aiole o prote, come si vuol chiamare, rialzate, della paglia, stallatico, mantiene l'umidità la paglia. State vedendo che sono belle. Faccio vedere che c'è una zucca che sta crescendo. Qua c'è una zucca che sta crescendo. Guardate che bello che sta crescendo qua. Qua c'è sempre il promotore. Là ci sono altre maggotte di albicocco che sto aspettando il risultato. Qua ho fatto io due maggotte di limone, però non ho fatto, vi ho fatto qua il distacco. Ho tagliato una e una due che qua ho tagliato 2 giorni fa, erano pieni di radici. Non ho fatto i video perché ho già diversi video sugli agrumi, che ho fatto gli agrumi sia della signora, della nonna Paola, che è quella là, le piante, e sia anche del cetro, insomma degli agrumi ne ho abbastanza mancotte, perciò questo non ho fatto i video. Ora vi faccio vedere però le piante. State vedendo, le ho messe qua. State vedendo, qua ci sono i limoni, li ho messi in questi due vasi, uno e due. Queste due maggotte erano piene di radici. Va bene, allora io penso che vi ho fatto vedere un pochettino di tutto. State vedendo, queste sono le maggotte di albicocco che ho fatto, poi speriamo che vanno a buon fine. Queste le devo lasciare stare un po', qualche mese in più, perché del melograno, degli agrumi sono in 3, 4, 5 mesi si possono anche staccare, diciamo, fare il distacco. Ma sull'olivo e ciliegio, che ho fatto anche su ciliegio, sui cachi, diciamo, sui loti, ora vi faccio vedere. Ho fatto anche delle maggotte, qualche pianta di olivo della nonna Paola ho fatto. Insomma, ho fatto qualche altra magotte che speriamo che vada a buon fine. Questo qua del sosino domestico, ho fatto anche un'altra magotte che è qua, state vedendo queste qua. Perciò, come dicevo, devo aspettare i risultati prima che faccio un video. Purtroppo video non ce n'ho per ora, però devo aspettare i risultati. Questa è un'altra magotta del sosino domestico, state vedendo. Le sto facendo stare un pochettino di più perché queste sono le piante, queste qua da frutto, diciamo, e ci stanno di più a radicare. Perciò prima si fa il callo, poi dopo il callo si formano le radici. Sempre tutto vabbè, va a buon fine. Questo è tutto ancora da scoprire. Guardate, questi sono i loti, qua stanno maturando. State vedendo che sono belli. Qua, che sono magnifici. Se là ci sono le due maggotte, una è là e un'altra è qua. Sembra la speranza che vanno a buon fine. Questi ci vogliono di più rispetto a, qua c'è un altro lodo che si stanno facendo. Questo ci vuole di più a radicare rispetto agli agrumi, al melograno e qualche altra pianta. Perciò sto aspettando che qualche mese in più, vediamo, può darsi che le faccio, poi ci do un'occhiata, guardo poi se hanno fatto le radici, apro un pochettino il vaso e vediamo se è radicato, se no la lascio stare, possibilmente anche all'anno che viene, diciamo in primavera, prima
prima di che la pianta si sveglia. Penso che all'incirca quasi un anno, questi li ho fatti tutti in aprile, perciò all'incirca quasi un anno, e penso che ha radicato. Va bene, allora io penso che vi ho fatto vedere tutto. E qua c'è ancora la signora Paola che sta raccogliendo le fragole. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto della panoramica che ho fatto dell'orto. E che dire, ci vediamo. Aspettate, pazienza, con pazienza, il tempo che i risultati vanno a buon fine, e poi cerco di caricare qualche altro video. Va bene, allora un saluto da me e dalla signora Paola. Buongiorno a tutti e buona domenica.